Si è conclusa poco fa a Roma la proclamazione della città italiana dell'arte contemporanea per il 2026, sarà la prima ma non sarà Pescara, grande delusione ovviamente, e vediamo il servizio, o meglio il servizio realizzato poco fa da Paolo Durante, che ha seguito la cerimonia di proclamazione. Riteniamo di poter individuare quale città capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, la città di Gibellina. È la città siciliana di Gibellina, la prima capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, titolo introdotto dal Ministero della Cultura. Gibellina ha avuto la meglio su altre quattro città finaliste, tra le quali Pescara, che aveva presentato un progetto dal titolo Pescara città contemporanea, una porta aperta ai sogni. La proclamazione è avvenuta in tarda mattinata alla presenza del Ministro Alessandro Giuli e anche del direttore generale della creatività contemporanea Angelo Piero Cappello. Presenti naturalmente i cinque sindaci finalisti, e noi abbiamo raccolto ancora a caldo alcune dichiarazioni di Carlo Masci, un po' deluso, lo sentirete, ma il sindaco ha anche detto: ci riproveremo. Noi ci speravamo, ci abbiamo creduto fino in fondo. Il fatto di essere arrivati qui alla proclamazione vuol dire aver lavorato tanto e aver lavorato bene. Poi in una competizione c'è una scelta che si fa, e questa scelta è stata fatta su Gibellina, che è una città ricostruita in maniera contemporanea, aveva un suo percorso, ha una sua logica la scelta di Gibellina. La scelta di Pescara ne avrebbe avuto un'altra di logica, ma noi sappiamo di aver fatto un ottimo lavoro e ce lo hanno riconosciuto tutti, anche le persone che erano qui ci hanno fatto i complimenti per il progetto, e quindi io ringrazio il professor Sacco in primis, che ha lavorato tantissimo ed è stato eccezionale anche nella esposizione quando siamo venuti il 25 ottobre. Ringrazio tutte le fondazioni e le associazioni che hanno partecipato a questo progetto. Credo che comunque il Ministero non lascerà indietro le altre quattro città, certamente troverà degli spazi per fare in modo che questi progetti possano essere comunque realizzati almeno in parte. Noi ci siamo, comunque abbiamo risorse per poter realizzare il progetto, sapendo che c'è un pizzico di delusione, proprio perché quando arrivi qui e ti giochi una partita te la giochi per vincere, ma capisci anche che alla fine soltanto su una può ricadere la scelta. Questa volta è andata così, certamente ci riproveremo, perché se siamo arrivati in finale credo che abbiamo le carte per poter vincere, e certamente lo faremo in un'altra occasione.